Benvenuti miei cari Makeup Lover in questo nuovo video, io sono Silvia e per tenerci aggiornati potete assolutamente iscrivervi perché è tutto gratuito. Per gli swatch e recensioni veloci mi trovate sul social delle foto sempre come la bionda chic, ma oggi dobbiamo esplorare tutto il mondo di Lady Gaga, cioè non proprio tutto, adesso vi spiego anche perché. Io ho speso quasi 200 euro, vi faccio vedere i miei acquisti, bronzer, gloss, atomic shake, rossetto, blush, illuminante, eccetera eccetera, per un totale di 196 euro. Io l'ho spalmata su tre rate da 64 euro e qualcosa, 20, 50, una cosa così, in tre rate, perché questi trucchi sono troppo belli. Poi se ne parla sin dalla merca che sono favolosi, quindi... Allora, partiamo subito da quello che non c'entra niente. Fatemi sapere anche cosa voi ne pensate di questa marca House Lab. Allora, intanto vi faccio vedere un rossettino che ho preso di Fenty Beauty. Ho preso la versione fucsia. Eccolo qua, io l'ho già spatasciato nella confezione. Infatti è tutto lì ancora. Perché ritorno l'estate, quindi mi andava di riprendere questo rossettino, quindi assicuratevi sempre che sia dentro il bullet. E quindi andiamo avanti. Allora, la cucciola mi sta tremendamente impegnando, oltre il lavoro e tutto il resto, ma faccio un video con voi, per voi sempre con estremo piacere. E come vedete ho speso tantissimi soldi perché sono cosmetici di qualità con texture molto particolari, innovativi, che non si vedono tutti i giorni, soprattutto con colori che non ho mai avuto, quindi ho avuto questa curiosità di provarli. Fatemi sapere anche voi cosa pensate, a parte i prezzi folli quasi, siamo quasi a livelli di Chanel, Dior, ma andiamo avanti. Allora, io inizio dalla mia base, un fondotinta della Scon, molto buono perché è vegetale, per la pelle sensibile, e non ha una coprenza elevatissima, però è molto leggero e resta lì tutto il giorno, mi piace tantissimo. È la Bracadabra, mi sembra, come fondotinta, versione più chiara, l'accento. Allora, io inizio subito, ci sono veramente troppi prodotti, non so neanche da che cosa iniziare. Allora, vediamo un pochino, anche poi i packaging sono proprio strabellissimi. Allora, andiamo subito col bronzer. Allora, hanno delle tecnologie particolari e innovative questi prodotti, ma poi vogliamo parlare dei packaging. Ma se questo sembra abbinato alla bronze di zia Natasha, ma non importa. Allora, vi faccio subito vedere il prodotto. Eccolo qui. Io ho preso la colorazione light, mi sembra la 03, guardate che bella, un po' di una polvere sottilissima, sembra scura ma in realtà non particolarmente, su una pelle anche così chiara come la mia, e vi dico, secondo me è un prodotto eccezionale perché vedete che si sfuma da solo senza essere troppo aggrappante o troppo persistente o ancora troppo scuro, si sfuma in 02. Ah, ricordiamoci che la nostra Lady Gaga ha fatto i video, vedete come dà subito profondità al viso, messo un secondo, ha fatto un po' di fallout nella cialdina, ma non importa, dura 24 mesi. E questo è il Power Sculpt Velvet Bronzer, è la collezione che praticamente ha lanciato in America, costano tanto sulla quarantina le polveri, tranne il blush che siamo sui 30 mi sembra, però anche se costano tanto, la bellezza di questi cosmetici, ma anche la facilità di utilizzo, il bell'effetto, se non avete tanti bronzer, tante polveri, secondo me è un'ottima scelta, soprattutto per chi vuole un prodotto facile da usare e molto molto veloce da applicare, con un effetto veramente pazzesco, come avere un red carpet in casa, diciamo, può essere tutti i giorni dell'estate, vedete come evidenzia tantissimo, bellissimo. Io ho preso Pomelo Peach per il blush, il Color Fuse Blush. Allora, sono anche prodotti che hanno all'interno degli oli essenziali, degli ingredienti di qualità che vi fanno risaltare di più l'incarnato. Vedete, ce n'è proprio pochissimo,
e ho già la mia colorazione molto sfumata. Allora, essendo un trucco pensato per il red carpet, il segreto dei makeup artist è stratificare, quindi inizio da poco e ne metto tanto. Come vedete, tanto quanto se ne vuole. Vedete subito gli zigomi. Io non ho mai avuto un effetto così forte, bellissimo, ma proprio che da red carpet. Come quello di Makeup by Mario, il super trio, dove c'è praticamente lo scatolino con la polvere a striature arancione, illuminante dorato e la cipria bianca. Quello è un altro prodotto favoloso. Come vedete, non ha fatto macchia, anzi, devo dire che questi trucchi tolgono almeno 5-6 anni, possiamo dirlo. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Anche perché questo bronzer, secondo me, per fare lo sculpting, soprattutto il naso, che la fronte è alta con me, perfettissimo. Quindi il blush ce ne va proprio un velo, anche nei suoi video Lady Gaga mostra che lo mette, ma molto velocemente, molto molto poco. È chiaro che io sto usando anche dei pennelli a setole un po' più larghe, perché essendo molto pigmentati non vogliamo fare pasticci, ma a parte quello noi andiamo avanti. Vi faccio vedere l'highlighter, cioè è un Bio Radiant Gel Powder Highlighter. Questa è una cosa che non ho mai visto. È un cosmetico estremamente costoso, ma guardate che packaging bellissimo, futuristico da morire. Io ho preso Peach Quartz ed è particolarissimo. Non lo voglio mettere soltanto qua, lo voglio mettere sull'occhio perché col dito addirittura, perché è una polvere gel che illumina tantissimo e fa dei riflessi rosati bellissimi. È praticamente un ombretto, secondo me, stratosferico alla fine della fiera. Se non volete niente di pesante, se siete di fretta, se non sapete come usare gli illuminanti, secondo me questo è un buon compromesso. Poi tralasciamo che l'ho messo con le dita, va bene, ma si vede ed è anche molto molto bello. Quindi sono proprio dei micro glitterini su una texture satinata, però è talmente leggero che secondo me anche sulle pelli più mature non fa nessun effetto brutto, anzi, è veramente molto 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 bello, particolarissimo perché setoso, satinato ma al contempo glitterato, quindi l'ho trovato proprio innovativo come illuminante. E poi è leggerissimo, non si sente, non secca, resta lì. Mi metto un attimo l'eyeliner e torno subito. Poi io ho messo l'eyeliner anche un po' come fa lei, con questi liner giganteschi, bellissimi, un po' d'artista. E non sono riuscita a prendere il mascara, ma vedete che sbrilluccica tantissimo la palpebra dal vivo, è bellissimo, un effetto rosato bellissimo. E soprattutto se non avete pennelli, siete in giro, lo mettete velocemente, non ho il mascara di Lady Gaga, ma metto questo di Huda Beauty. Anche perché è impareggiabile la bellezza di questo illuminante, che è veramente bellissimo. Allora, vi faccio vedere, io ho preso il colore Cocoa per il gloss, ve lo faccio solo vedere mostrato perché avendo l'eyeliner molto forte, ho preferito fare un trucco più la sera, ecco. Però vi faccio vedere entrambe le possibilità. Questo è il gloss, molto basic, come non c'è odore. Mi sono dimenticata di dirvi che i cosmetici non hanno odore. Questo con una matita è bellissimo. Anche se lo scovolino è grande, in realtà ne prende poco. Devo dirvi che fa un effetto, ed è meglio ovviamente perché sennò fa un pataccone. È un effetto molto bello, idratante, è super a specchio. Mi sono dimenticata di fare anche l'altro pezzetto di eyeliner. È super a specchio come texture, non lo sento assolutamente appiccicoso e devo dirvi che costa quella ventina di euro, ma li vale.
Vedete, non appiccica assolutamente, quindi è promossissimo giusto per un velo di colore se volete idratare le labbra e non dà fastidio, non va in bocca, non evidenzia le pieghe, anzi è proprio a specchio lucidissimo. Costa un bel po', ma vedete il colore è proprio minimo, non è marrone scurissimo, fortissimo, con una matita re dei rossetti. Ma andiamo avanti alla regina dei rossetti. Inizio già a scuoterla adesso. Io ho preso la Rosewood Shine, che secondo me è una colorazione molto bella. Anzi, tutte le colorazioni, già shakerò per 5 secondi, c'è anche scritto una scatolina, per attivare il principio, dura 18 mesi. Sono quei rossetti che restano lucidi, e diventano transfer. Allora, io soprattutto per una serata, come vedete, sono già tutta ghindata. Allora, doveva essere più rosino, rosa marroncino, ma quando l'ho provata a fare anche lo swatches è diventato un bellissimo bordeaux, rosa, un rosa bordeaux, bellissimissimissimissimo. E devo dire per fortuna, perché vi devo dire la verità, le colorazioni sì sono belle, ma non è che mi entusiasmassero visto dal sito. Invece con lo swatches ho cambiato idea. Allora, è piccolina la confezione e dentro non è che ci sia chissà quanto prodotto, però se vale la pena provarlo, adesso lo vediamo subito. Ha questo applicatore molto molto comodo e colora tantissimo. Appena lo mettete, vedete, io non ho ancora girato lo scovolino, è un colore che vedo più sul rossiccio ed è particolarissimo. Adesso ci vogliono un minuto e 30 secondi per asciugarsi. E come vedete è lucidissimo ed è un colore particolarissimo. Perché io Rosewood mi aspettavo tipo un colore malva, legno di rosa, una cosa del genere. Invece, o magari pH reagente, non lo so, mi sembra che un prodotto sia pH reagente, ma non l'ho preso, è un gloss. Gli altri colori non lo so, vi dico la verità. E sento già che si sta asciugando perché da liquido si sente leggermente l'odore dell'alcol, sta evaporando e non lo sento presente, cioè non lo sento proprio sulle labbra, come se non ci fosse assolutamente. E resta lucido, bellissimo. E adesso lo voglio lasciare così anche perché devo uscire. E con questo eyeliner folle, diciamo che da parte di Lady Gaga mi sarei aspettata anche di glitter, dei prodotti molto più forti, glitterati. Ok, che è un red carpet, è un look elegantissimo questo. Secondo me, fatto proprio benissimo. Questi prodotti li approvo appieno e se a volte siete indecisi che magari non c'è il colore, che ne so, Dior, Natasha, Chanel o qualunque altro big brand, io credo che questa sia un'alternativa non solo valida, ma direttamente di più perché la qualità per me è proprio elevatissima. Io vi ringrazio per aver visto il video, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look elegante per la sera o chi vuole fare l'eyeliner più piccolino, certo, perché io ho le labbra un po' più forti. E vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo al prossimo.